Bentornati alla Domenica del Villaggio. Siamo sempre a San Marino, quindi all'estero, per questa prima puntata in terra straniera, dove cucineremo per voi un piatto tipicamente italiano. Le tagliatelle, come si dice qui a San Marino, tagliatelle? Tagliatelle. Tagliatelle. Alla romagnola. Alla romagnola. Tagliatelle con... Come si chiamano queste? Calamari. Calamari. E asparagi. Asparagi selvatici, però, selvatici. Attenzione, asparagi selvatici. Vedo che, come dico, tagliatelle, il maresciallo della gendarmeria di San Marino prontamente accorre coi suoi uomini. Quando si tratta di mangiare... Quando si tratta di mangiare, siamo sempre pronti. Allora, voi siete di San Marino? Sì. Sì. Sì, siete sì. di San Marino? Lei è di San Marino? Sì. Sì? Riconosco dal profilo che siete di San Marino. E quando mai? Che canzone è questa che lei sta suonando, giovanotto? Pensieri di primavera. Ecco, non possiamo suonare qualcosa di più alimentare? Ma facciamo una miglia vacca, visto che dalle nostre parti va molto, quanto le tagliatelle. Lei faccia almeno quello che vuole, mentre io metto in una bella padella un po' di olio per preparare il soffritto. Insieme all'olio mettiamo subito due begli spicchi di aglio interi, è vero Concetta? Sì, sì, sì. Ecco qua, due spicchi di aglio interi e poi quanto calamaro? Quanto? Circa un bicchiere. Circa? Un bicchiere, due etti. Sì, diciamo quattro calamari tagliati fini, come questi. E li buttiamo tutti dentro. Attenzione, perché avendo il calamaro tanta umidità, quando lo mettete nell'acqua, quello rigola, sprizza. Guardate che meraviglia! Si accendono addirittura le fiamme dell'inferno intorno a questo piatto che stiamo cucinando insieme a voi. Allora, dopo aver messo i calamari nell'olio a soffriggere, ci mettiamo un pizzico di sale. Giusto un pizzico. Sì. Ancora un po'? No, basta. Basta così, va bene. E mezzo bicchiere di vino bianco, Ale. Lo facciamo sfumare. Dica pure Concetta. Un pizzico di pepe. Un pizzico di pepe, noi lo aggiungiamo subito mentre... Aspetti però un attimo. Giuseppina, aspetti un attimo perché... Scusa, detto proprio fra di noi in confidenza. A te questa sembra una cosa allegra. No. Allora, segniamo una cosa romagnola allegra. Ecco. Dunque, adesso diamo la spolveratina di pepe. Eccola qua. E ci aggiungiamo un mazzetto di asparagi selvatici, quelli fini, che abbiamo provveduto a bollire, sbollentare meglio, e separare dai gambi, cioè ci mettiamo dentro soltanto le cime. Solo le cime, eccoli qua, dentro nel nostro soffritto. Soffritto, io non lo chiamerei soffritto, lo chiamerei sugo, lo chiamerei delizia degli occhi, lo chiamerei tormento del palato che ancora non riesce a mettere i denti su queste bellissime tagliatelle fatte in casa. Eccole qui, tagliatelle fatte in casa che noi buttiamo nell'acqua che già bolle e ne mettiamo quattro nidi, diciamo circa 500 grammi, sì, a occhio, sì, e croce. Siccome, prendiamo il coperchio, prima, siccome cuociono in un attimo, appena sono pronte le scoliamo davanti ai vostri occhi. Nel frattempo diamo qualche minuto a Rosita.